ovviamente Andrea. E non è affatto neanche uno. Ci siamo, io e Andrea siamo conosciuti ad una cena e eravamo tutte coppie, insomma non ci siamo parlati più di tanto, e tra l'altro mi stava molto antipatico, ma molto, non ancora sia particolarmente simpatico, però mi stava veramente antipatico. Sì, ovvio, ieri mi ha dato anche la sua macchina, una a cui lui tiene particolarmente, ma che certo, ovvio. Molto, sai, molto. Molto perché lavorativamente parlando ho preso una piega che mi piace tanto, che mi appaga, ho incontrato una persona straordinaria, tutta la mia famiglia sta bene, sono tutti sani, sono tutti bene, io anche, ho fatto anche... No, io non ci rimango male quando mi fanno insomma dei commenti negativi o se mi insulta qualcuno, non si può piacere a tutti, certo poi se me lo dice mia mamma o mia sorella o le mie amiche ci rimango male, sì, quello sì, però se sono sconosciuti... No. Certo ragazzi, ovvio, ovvio, mi dispiace che non andrà in onda questa cosa, cercherò di documentarla io e mi raccomando, adesso vedo se riesco anche domenica comunque ad entrare in pista con il 125. Ma più che per gli Andrea, per gli stronzi, ma proprio da quando sono piccola. Bene, benissimo, benissimo, mi mancano un sacco quando non le vedo, proprio tanto, 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 se ci penso viene da piangere, però stanno benissimo, mia sorella è una mamma straordinaria, mia nonna è una nonna straordinaria, mia zia, l'altra nonna, sono circondate d'amore. E pensa se sapessi altre cose, perché io ovviamente faccio vedere solo quello che voglio far vedere, non è che sto solo con un ragazzo, cioè... Oh ciccia, qua lo stanno chiedendo in troppi, cioè dobbiamo organizzarci, non c'è mai, è tipo il papa ciccia, non c'è mai, è impossibile incontrarla. A morire, considerate che Penelope doveva chiamarsi Violante, però Violante e Matilde, boh, non mi piaceva molto come suonava, ho cercato, ho fatto la qualunque e alla fine l'ho scelto io il nome e l'ho chiamata Penelope. Innanzitutto la sua estrema educazione, la sua galanteria, ma soprattutto quando un uomo, mi è stata detta questa frase da una persona molto speciale per me, quando un uomo prima di amare te ama la tua famiglia, gioia da femmina e Leonardo da maschio, perlomeno questi saranno i nomi che darò ai miei figli, secondo me Leonardo è bellissimo, poi gioia se non chiami una figlia gioia, insomma è bellissimo. Con pazienza, perché sono molto paziente, rispettandomi, quindi non è stato mai lì a pressarmi perché io avevo un periodo particolare, educazione, è entrato molto in punta di piedi nonostante lui sia uno che va veloce. Lo faccio da lui, ora vi metto il nome, che solitamente si trova o su Verona o su Milano e ogni tanto anche su Roma, bravissimo. Ciao Doc! Tantissimo, tantissimo, perché inevitabilmente il tempo cambia le persone, ovvio, l'esperienza, sono cambiata molto, sono calmata tanto, però insomma i valori, tutte quelle cosine, quelle fisse che ho sempre avuto sono rimaste tali, ecco. Ma io penso che se un rapporto è reale e leale, soprattutto, dura sempre, durerà sempre. Io ho sempre la mia stessa comitiva, i miei amici sono sempre gli stessi, ovvio le conoscenze aumentano, però le mie amicizie sono sempre quelle. Perché mi piace tanto quando parla così, non è che lo prendo in giro per qualcosa, lo prendo in giro perché mi piace. Con il dialogo, se posso darti un consiglio, cerca di dialogare un po' di più con loro. Anch'io avevo un periodo, una fase così, e parlare il più possibile, anche se probabilmente potrebbe riuscirti più difficile di qualunque altra cosa, parla con loro. Chi è sincero, secondo me in assoluto vince chi è sincero, ma sempre in generale nella vita, la sincerità per quanto mi riguarda è la cosa che appaga di più, quella che non ti fa mai fare stronzate parlando. Che è vero raga, cioè la verità, non è che sono metri, cioè si può voler tutto dalla vita, però sono simpatica. Dai, mi stanno chiedendo il giorno in cui ci siamo messi insieme. A ste. Dopo domani, 29. Va bene, amore, 29. Comunque, ragazzi, adesso c'è troppa gente, non mi sento più a mio agio a parlare da solo con un cellulare, devo salutarvi. Che poi qua, pesantezza assurda. Comunque Andrea ha rosicato un sacco, che vi ho detto che inizialmente mi ha cercato ma io non ci sono stata perché avevo un periodo particolare. Ci sto proprio rosicando, pesante. Perché scemo?
sto rosicando pesante, cara Giulia. Io sto semplicemente dicendo quelle cose. Quando le racconti, devi raccontare così come sono. Io ti ho scritto, tu hai fatto.